Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Lo so, forse ho saltato un giorno, non c'è stato nessun video caricato, ma siccome sto vedendo un po' di un canale un po' così così, non so se la gente forse si sta andando a mare, non gliene fottu un cazzo di vedere i miei video, gli darei anche ragione, uno dice ma ne vado a mare, che cazzo mi guardi i video io? Ma voi a mare, guardate le mie recensioni, casomai vedete un bel film sul tablet o sul PC. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Prima di iniziare vorrei salutare e ringraziare chi mi ha commentato, quelle poche persone che mi hanno commentato negli ultimi video. Barbara Rossi sembra in pole position, sembra al primo posto, e il povero Angel Ignazio sembra al secondo posto con la medaglia d'argento. Ma tranquilli, tutte e due non c'è stata nessuna diatriba, anzi è tutto ok, quindi si sono chiariti che lei, Barbara, avrà sempre la corona in testa sui commenti. Ma parliamo del film. Mi stavo aggirando come sempre su Amazon Prime Video. Mi sono imbattuto in queste le ultime 24 ore con Ethan Hawke, attore che apprezzo molto. Ha fatto ora anche un film horror, un Black Phone. Dovrò aspettare perché al cinema non gli posso andare perché mi costa più, cioè mi costa meno farmi in viaggio con l'aereo che andarmene al cinema, perché è troppo lontano. Trama che parla di questo killer Travis Conrad, ovvero Ethan Hawke, che praticamente viene assoldato per un ultimo lavoro, ma ben presto scoprirà che chi gli ha dato il lavoro gliela vuole buttare anche al culo. Si ritrova con un timer al braccio di 24 ore, e in queste 24 ore dovrà cercare un modo come salvarsi il culo e capire che minchia sta succedendo. E nel frattempo incontrerà altri personaggi come sta donna che stava dando la caccia a lui finché non se la tromba pure e diventano amiconi per il cuore e per qualcos'altro che è meglio non dire, per non dire parolacce. Ah, diciamo che il film è molto insipido, cioè non sa di un cazzo. Sembra un mix tra John Wick e altri 2000 film d'azione degli ultimi anni. Le scene d'azione, dobbiamo dire la verità, non sono brutte, cioè sono girate bene. Però non lo so, non si crea il legame con l'attore. Lui c'ha sta faccia da ebete per tutto il tempo, sembra scazzato al massimo. Non lo so, non mi ha per niente appassionato il film, mi ha solo rotto i coglioni. Boh. Io detto questo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vedere sto film se vi piace o meno. Ma per me, o lo vedi o non lo vedi, cambia ben poco. Come sempre, saluto a tutti, saluto la regia Katia e ci vediamo alla prossima recensione. Grazie a tutti e vedete anche qualche altro video qua sotto.